Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, prima di tutto, e grazie di essere qui. Grazie a voi. Io la prima cosa che vorrei fare stasera è ricordare una persona, perché 2 anni fa da questa sala sul tema della TAV ha parlato Ferdinando Imposimato, che è venuto a mancare qualche giorno fa, e tutti ricordiamo. Che tutti ricordiamo, e al presidente Ferdinando Imposimato vanno tutti i nostri saluti, il nostro più grande abbraccio ovunque lui sia, e soprattutto alla sua famiglia, perché è una di quelle persone grazie alla quale abbiamo vinto il referendum costituzionale a dicembre scorso, ed è una di quelle persone che io ho visto dare tutto in questi anni senza mai risparmiarsi. Io mi ricordo in provincia di Caserta, una sera arrivo ad un evento sul referendum costituzionale oltre un anno fa, e lui stava parlando sul referendum, mi arriva in ritardo, non aveva voce ma continuava a parlare, riusciva soltanto a emettere dei suoni, ma continuava a parlare del perché bisognasse votare no al referendum costituzionale. E la notizia che è venuta a mancare di qualche giorno fa ci ha colpiti tutti. Oggi ci sono stati i funerali a Roma. Un grande abbraccio alla sua famiglia e lo ringraziamo per quello che ha fatto in questo paese. È stato giudice istruttore del processo Moro, si è occupato di Brigate Rosse, si è occupato di terrorismo, si è occupato di antimafia. È una di quelle persone che ha servito il nostro paese con onore, e lo ringrazio a nome di tutto il Movimento 5 Stelle per quello che ha fatto per noi.